Buongiorno a tutti, oggi sono qui per fare un video dedicato alla mia rubrica del fitness. Continuo ogni giorno a ricevere le mail carinissime, insomma, da parte vostra, in cui mi scrivete che comunque grazie ai miei video è stranissimo, perché vi giuro che è veramente stranissimo, io comunque ne sono veramente onorata. Ricevete comunque tantissima carica, tantissima motivazione, attività sportiva grazie a me, o comunque di iniziare a muoversi. Non per forza uno si deve iscrivere in palestra, deve fare... Il fatto che comunque veramente vi abbia fatto piacere e che io riceva così tanti complimenti per un qualcosa che non so neanche come ho fatto, perché probabilmente l'ho fatto inconsciamente, ne sono veramente onorata e vi ringrazio tantissimo e vi mando tutti i cuori everywhere. Quindi ho deciso di realizzare, insomma, questo video facendo un po' mente locale su quello che è sulla mia esperienza. Quindi veramente io vi invito sempre a prendere tutte le cose che faccio, tutte le cose che dico, soprattutto riguardanti a questo argomento, sempre con le pinze. È come se io fossi una vostra amica e vi raccontassi quello che io faccio o come io mi sono motivata. Diciamo che per creare questo video, insomma, ho più o meno analizzato quello che ho fatto sin dall'anno scorso, iniziando con la Bikini Body Guide, come sono cambiata. Ho trovato le mie 5 regole per trovare la motivazione giusta, insomma, per potersi allenare. Regola numero 1. Sicuramente la convinzione. Bisogna essere sempre, sempre convinti di tutto quello che si fa, ma questo non solo per l'attività sportiva. Io in questo caso sto parlando appunto dell'attività fisica, dell'iniziare comunque a muoverssi. In generale bisogna essere convinti, non ok, va bene, io inizierò mese prossimo, al massimo inizio tra 2 settimane, che me frega. No, ragazzi. Quando vedete, siete particolarmente ispirate, vedete che ne so, magari un mio video. Questo giorno qui, basta, ho deciso. Voglio iniziare, ma anche che siano le 22 di sera, che magari state ascoltando il mio video alle 22 di sera, piuttosto che alle 6 del mattino, piuttosto che magari durante la lezione se siete a scuola, ma anche se non dovreste farlo, non guardate i miei video quando siete a scuola. Soprattutto per le più piccoline. Il fatto di dire, ok, io mi autoconvinco, voglio iniziare a fare attività sportiva, questo è già un passo, credetemi che è già un passo, subito. Però non dovete sempre aspettare, perché chi aspetta è come il detto, no? Chi dorme non piglia pesci. Uguale per l'attività sportiva. Regola numero 2. Organizzazione. Dopo che sicuramente vi siete autoconvinte, vi siete dette, ok, io voglio iniziare a fare una guida qualsiasi. Esempio, a caso, Bikini Body Guide. Esempio, Top Body Challenge. Bene. Sicuramente vi dovete organizzare, dovete, punto numero 1, reperire magari una guida di allenamento, punto numero 2, se volete andare in palestra, magari informarvi sulla palestra vicino a casa vostra, quale magari quella più economica, cose così, o semplicemente, che ne so, volete semplicemente allenarvi in casa? Non per forza bisogna andare in palestra, ma crearvi, diciamo, una sorta di routine, un qualcosa che voi dovete fare ogni giorno, magari anche solo di 30 minuti, dedicare 30 minuti all'allenamento è sempre meglio che dedicare 2 ore in palestra una volta alla settimana. Questo era anche un errore che io facevo ai tempi. E segnarvi le cose da fare tutti i giorni, magari iniziare a leggere delle guide, iniziare a scrivervi comunque gli esercizi che volete fare, se volete fare determinati esercizi, se volete scolpire qualsiasi cosa. Una cosa che vi consiglio di fare è ovviamente mettervi tipo l'hashtag come prima pagina in questo quadernetto, in questa agenda, e che ne so... Hashtag prova costumi 2016. Variare gli esercizi, quindi è per quello che io magari per chi ha le prime armi consiglio di seguire comunque una guida di allenamento, perché è già impostata e quindi questa cosa semplicemente dovete leggere, di dedicare l'attività fisica o la mattina o la sera o al pomeriggio o prima di pranzo o dopo pranzo o quando vi pare e vi piace, anche se io sinceramente consiglio o la mattina presto o la sera. Io specialmente magari vado la sera adesso, anche perché è l'unico tempo che ho. Anche quando mi alleno in casa, mi alleno alla sera, alla sera dopo le 6:30. Regola numero 3. Costanza. Costanza non è un nome in questo caso, ma è mantenere costanza nell'allenarsi. Sempre ricapitolandoci sull'organizzazione e sulla convinzione, sicuramente è il ok, non è che mi alleno dopo una settimana e avrò il culo di Belen. Non sarà mai così, a parte che il culo di Belen, ma io me lo sogno proprio... Ma sicuramente è la costanza nel fare esercizio fisico. Il fatto che io vi dica che è meglio fare 30 minuti al giorno piuttosto che fare 2 ore o 3 ore in palestra a spaccarvi una volta alla settimana fa tantissimo. Il fatto di mantenere costanza, di farlo assiduamente, davvero aiuta tantissimo. Quindi il fatto di scrivervi le cose, il fatto di motivarvi, andate sempre a spulciare i blog riguardo al fitness. Una volta che entrate in questo mondo, veramente è la fine, cioè è la fine
ed è solamente l'inizio, è l'inizio della fine, ecco. Regola numero 4, coinvolgere persone. Con questo che cosa voglio dirvi? Io come persone ho semplicemente utilizzato voi. Ho iniziato soprattutto a fare attività sportiva con le guide, anche perché io diciamo che avevo un altro obiettivo, oltre al mio obiettivo di raggiungere un peso forma o di rimanere in forma, avevo anche, insomma, un altro tra virgolette compito, ovvero di condividere tutta la mia esperienza con voi. Ovviamente il coinvolgere più persone possibili, ovvero la vostra famiglia, la vostra mamma, il vostro papà, andare il sabato, la domenica o il weekend, andare a correre, a farsi una biciclettata con la propria famiglia, perché no? Oppure col proprio fidanzato, col marito, il figlio, semplicemente condividere questa vostra, insomma, questo vostro hobby, perché alla fine diventerà uno hobby, inizialmente non lo sapete ancora. Condividerlo con anche le vostre amiche, e questa è una cosa che anche io faccio, specialmente con una mia cara amica che anche lei adesso ha iniziato ad andare in palestra. Noi a volte, che ne so, ci mandiamo lo screen di alcune foto di alcune ragazze che magari hanno tipo il fisico piattissimo o il culo di Belen, per farvi capire. E il fatto di coinvolgere più persone vi dà più carica, diventa una sorta di sfida, non solamente più con voi stessi, ma anche con qualcun altro. L'ultima regola è la numero 5, farsi le foto periodicamente. Questa non è la mia bimbo minchiaggine adolescenziale che viene fuori, ma è veramente un fatto reale. Il fatto di farsi le foto del prima e del dopo funziona per voi, vi dà motivazione, vi dà grinta e si ricollega a tutta la carrellata di regole che vi ho messo. Sicuramente diciamo che potrebbe anche ispirare altre persone. Io, il fatto che io metta il mio corpo in mostra, che sia su Instagram, che sia qui su YouTube, non è che lo faccio per vantarmi, lo faccio semplicemente perché è parte, diciamo, della creazione del mio video. Quindi per forza lo devo mettere, perché se non metto i risultati, la gente che guarda, niente. Ma diciamo che oltre ad essere anche una cosa che io faccio per voi, è anche una cosa che io faccio per me stessa. Quando vedo il mio corpo che cambia piano piano, sono veramente contenta, perché significa che l'obiettivo principale, ovvero hashtag prova costume 2016, funziona. Il che... E si ricollega tutto, vedete come è tutto questo. Queste regole comunque sono fatte a filo conduttore. Farvi le foto, guardarvi allo specchio, guardare il vostro corpo, guardare come cambia il vostro corpo, è sempre meglio che pesarvi la mattina. Veramente, io ho imparato a non pesarmi più, garantisco il 100%. Io ero sempre una che si pesava, peso sempre, che ne so, 47 kg, peso sempre 47-48 kg, però... mi sento gonfia, perché c'ho i fianchi, insomma, mi facevo tutte queste paranoie. Invece adesso io peso sui 47,5 / 48, ma ho massa muscolare e non ho ciccia. Cioè, sì, oddio, la ciccia ce l'ho ancora, ma ci sto lavorando, ma ho più massa muscolare che ciccia. Il che è ovvio che peserò di più, perché la massa muscolare pesa di più e il grasso pesa di meno. Ma se voi andate a vedere visivamente davanti al vostro specchio e vi guardate il corpo... perché è molto importante anche guardarsi il corpo e vedere come si cambia, soprattutto se si inizia a fare attività sportiva, perché vi motiva ancora di più, perché vedete, se magari state facendo dei cambiamenti, se volete taggarmi, hashtaggarmi da qualsiasi parte, mi raccomando, taggatemi su Instagram, su Facebook, su Snapchat, mandatemi le foto. Io so anche di foto di ragazze che mi mandano le foto su Snapchat: oh guarda, mi sto allenando, a me fa piacerissimo. Quindi ragazze, ho parlato tantissimo, questo qui era il mio video delle mie 5 regole per trovare la motivazione per iniziare ad allenarsi. E niente, se vi è piaciuto questo video mi raccomando lasciate un pollice in su e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ovviamente se avete bisogno di consigli bla bla bla, sono sempre ripetitiva, vi lascio sempre la mia mail, che era 9209@gmail.com. Tutti i miei social, tutti nell'info box, trovate la mia età nell'info box, trovate con... cosa edito nell'info box, con cosa registro nell'info box, trovate tutto nell'info. Se avete voglia iscrivetevi anche nel mio secondo canale, che ho riaperto, diciamo rimodernizzato da poco, che è il mio canale dei vlog, che si chiama Carol Smile Vlogs, semplicissimo. Alla prossima!